Prima di iniziare questo video ci tenevamo a salutare Giovanni Aliperta. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi al canale e fatemi notare nei commenti per essere salutati. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Amore, ci abbiamo fregato, siamo tutti giù stavolta. Aurora è felice perché quest'oggi faremo qualcosa di davvero divertente. Ovvero, vi siete mai chiesti quanta fatica fa ad esempio? Vi siete mai chiesti quanta fatica fa la vostra mamma o il vostro papà in un giorno? Noi ce lo siamo chiesti e quindi mi sono chiesto. Ma hai mai chiesto quanta fatica fa la tua compagna durante il giorno? Sì, me lo sono chiesto, per questo ti voglio dare questa opportunità. Quindi ci scambieremo i ruoli nel vero vero senso, ovvero io dovrò anche mettermi a proprio agio vestendomi simile a Ludovica e lei dovrà vestirsi simile a me. Vabbè, è semplice vestirsi da mascole tutte, è semplice. Non è proprio semplice, però va bene lo stesso. E dovrò fare le... i mestieri che lei fa durante la giornata, mentre lei dovrà fare i mestieri che farò io la giornata. Ma non è vero! Da niente! Allora, per iniziare direi di andare a cambiarsi, Ma a cambiarsi. Trucchi anche? No, truccarmi no, perché non è, è un video serio, cioè devo provare proprio tutto quello che fai tu, quindi penso di avere tanto da fare io. Anche tu comunque hai tanto da fare, io faccio tanto durante la giornata. Sì, guarda, vedrete cosa faccio io. Sono già stanco, solo al pensiero. Cosa fa lui? Allora, facciamo uno switch e andiamo a cambiarci. Pronta? Facciamo un giro tondo. Manina, pronti? Oh, mi gira un po' la testa. Anche a me. Che cambio! Sei? Grazie, ma vediamoci un po' meglio. Ecco a voi polpette in stile cotoletta, ma... io non farei mai. È normale avere questa cosa qui? No, chiedo, è un po' largo. Chiedo per un'amica. Perché... Si è largo. Ha dovuto stringere i pantaloni altrimenti non ci stava. Comunque direi outfit può starci, non farei un abbigliamento del genere di colori, però. Allora, ti piace, amore? Non ci stanno i miei muscoli qua dentro. Sono troppo. Cioè, guardate la differenza. Tira su dal mio muscolo a quello di colpita, Ma se sì, vabbè. Yes. Vogliamo proprio vedere quando indossi questa che muscoletta. Però ora direi che tocca a me. Ed eccola qua, Coco Chanel 2021, ragazzi. Ho perfino il fermaglietto che Topolino invidierebbe. Hai visto? Ti piacco, tata? Con tanto di gonnellina scozzese che si vede pure la mutandina. Però ho dovuto fare un piccolo cambiamento. Aurora, gonnellina, amore! Ho dovuto fare un piccolo cambiamento, ho dovuto mettere una maglietta sotto, altrimenti prendevo aria al pancino. Ed ora sono proprio una donna di casa, quindi polpetta, dimmi tutto quello che fai durante la giornata, io farò tutto. Anzi, inizierò io a fare tutto quello che tu fai. Ora la testa è un po'. La mamma deve fare Aurora, non ha tempo di giocare, gioca con il papà. Oh, la donna di casa. Fino a qua, tutto semplice direi. Aurora, ho appena pulito per terra. Non giocare, vai di là, siediti, stai buona. Io vi assicuro che non sono assolutamente così. Cioè, schizzata, casalinga disperata, assolutamente no. E comunque è ancora sporco qui per terra. Sapete, visto che devo prendere le parti del maschio. Guarda, c'è polvere, muoviti. Ma mamma mia, sì, devo cambiare. Devo cambiare donna delle pulizie. Mamma mia, che male che pulisci. Dai, dimmi com'è la vita da donna di casa. Sono già male le mani. Sto pulendo la filopolvere, sai, ma i colpetti. Non lo fai mai? Sono sempre io che lo faccio. Ogni tanto va passato il panno perché sennò odora. Aurora, come stai facendo? No, comunque è abbastanza divertente, dai. Cioè, per adesso nulla di così faticoso da distruggermi. Perché se mi fa già male la schiena, non so perché.
Ok, fanno asciutto. Allora, per adesso niente di difficile, eh. Ha detto. Io sono curiosa che mi dici cosa fai tu durante la giornata. Sono ancora qui che aspetto, sai, aspetto proprio i tuoi consigli. Ascolta, puoi passarmi per piacere il joystick con le cuffie che devo giocare? Ma io non faccio così di solito, polpetta. E non metterti davanti alla TV per piacere, Non è vero, io non faccio così. Sei identico. Va bene, guarda, cioè, ti passo tutto. Uno. Ludovica, chiedi la bambina per piacere, perché non posso mica giocare così io. No, io non faccio così, ragazzi. No, cioè, non è vero, ora gioco come le in braccio. Cuffie. Senti, hai due gambe, ti alzi e te le prendi, hai capito? Dai, che piacere, Lulu, me le prendi, ti prego. Non faccio così. Ora torniamo a Polpetta, ti faccio io vedere come sei veramente. In cosa vorrei imitarmi adesso? Ci sono tante cose. Guarda! Aspetta, fermo, che vediamo come apri l'asse da stiro. Non si blocca. Come non si blocca? Aspetta, c'è anche stiro. No, non riprendere intanto, aspettami. Ah, c'è il buchetto! È facile. Bravo. Tanto, devo sempre stirare io. No, sì, devo sempre stirare io. Aspetta! Non lo so. Questa di Aurora. Ah, aspetta! Perché lei ogni volta che si rifà... Quello di Aurora? Beh, sai? Ho parlato con un sacco di mamme, quasi nessuna stira le cose di Aurora. Quasi, incomincerò a farlo anch'io. Sai, se aumenta così la cosa, comincerò a farlo anch'io. Quindi le piegherò solo senza stirarle. No, non mi piace, le stiro lo stesso. Senti, non importa, le stiro lo stesso. Io vi giuro che io ho sempre stirato tutto di Aurora, non ho mai lasciato niente. È vero che brontolo perché veramente c'è un'immensità di roba sulla da stirare tra lei e lei, però non ho mai brontolato, cioè non ho mai lasciato le cose. E precisiamo, se non c'è Daydreamer quando si stira, non si stira. Quindi se Daydreamer non lo fanno per 5 mesi, ragazzi, io prendo le valigie e me ne voglio di casa con i vestiti sporchi. Io torno dalla mia mammolina. Mammolina, sei tornato. Stirami i vestiti perché Polpetta non stira perché non c'è Daydreamers. Ma potrei fare tante altre cose di Polpetta, però lancio la palla a te, ti prego. Imita la mia vita faticosa. Ludovica, che casino che c'è qua dentro. Mamma mia, devi sistemare sempre. Che casino, amore. Amore, la mamma è disordinata, guarda che cosa c'è qui dentro, perché ovviamente ci sono tutte le cose del garage che io non mi ricordo mai di portare giù perché da papà non faccio niente, quindi Ludovica sistema, aspetta che controlliamo sotto, aspetta amore del papà, aspetta. Ludovica, la pentola è sporca, pulisci meglio! Sei serio? Sono serissimo! Mamma mia, guarda qui, guarda, Ludovica non fai niente, fammi l'onda delle pulizie io, tutti i piatti sporchi, la bambina che porta in giro le cose perché sei disordinata, il lavello da lavare. Vi assicuro che è super esagerata come cosa. Finché allora, chi è il perfettino dei due? Scusa, finché chi è il perfettino dei due? Quel cassetto io vado a giocare al PC, scusami. Io monto i video, non è vero? Cioè, se volete vedere questo video, io ho finito il mio, devo montarlo, altrimenti, cioè, non esce niente. Cioè, io non faccio così. Comunque, guardo, dico, anche ieri sera ho aperto questo qua, vedete? Questo qua delle posate. Ho visto, c'era un po' di sporco, perché è normale, dopo una settimana che non lo pulisci, è sporco, magari cade qualche briciolo, l'ho arrivato tutto, l'ho pulito. Sapete lei cosa fa? Vabbè, pensate sia facile? Non ho detto niente e lei mi fa: ma ci manco di la fare a quest'ora? Erano le 8 di sera. Non so bene, scusa. Comunque, torniamo in modalità Polpetta. Aurora, dai, vieni qua che ti cambiamo. Perché tuo padre non ha voglia di cambiarti. Aurora, vieni qua. Vieni qua. Fai la complice. Vieni qua, come? Ciao, quindi. Cambiamo. Vediamo il pannolino sporco. Mamma mia! Ma quanta cacca fai? Fai la cacca quanto tuo papà? Ma quanta cacca fai? Fai come tuo padre?
sei proprio come tuo padre. Cioè, fai tanta caca quanto lui. Stai ferma, Aurora, stai ferma, che schifo, stai ferma, Aurora, che schifo, Dopo che, dopo tipo 18 mesi, qualcuno avrà cambiato tre pannolini se tutto va bene. Dove sei? Ah, sei lì, ok. Ma che dici? Ma che è normale che qualcuno dopo brontoli quando deve cambiare sempre il pannolino. Quanti pannolini hai cambiato nel 2021? Che ne so, mica li ho contati, tanti. Zero, ve lo dico io, zero. Zero. Ma non è vero, ma non è vero. Quindi è normale che mamma polpetta brontola. Perché la bambina fa tanta cacca. La bambina fa tanta cacca perché la mamma gli fa il mangiare bene. Non lo dico. Dici che è colpa del papà perché il papà fa tanta cacca. Il papà fa tanta cacca e la bambina ha preso l'organismo del papà. Amore, vieni qua che cambiamo il pannolino. Ah, vieni, questo sarei qua. Io, in modalità mai, ok. No, hai visto quello che la cambio? Fai, ti contraddici. L'unica volta che hai cambiato il pannolino. Sì. Certo. Questo, oh, se tu potessi parlare, lo diresti. Che qualcuno fa... Capisci la cosa? Ora però ho una cosa da fare. Allora, dato che la vita di noi ragazzi è sempre sottovalutata, ora ti faccio fare una cosa che veramente dovevo fare oggi, però non sono riuscito a fare per fattore di tempi con i video. Quindi polpetta, mettiti le scarpe e vieni giù come il garage. Ti faccio fare io una bella cosa oggi. Arrivo. Faccio io vedere com'è veramente la vita di noi uomini. Ma devo mettermi le... E voi maschietti, se ci siete, scrivete sì, cotoletta, hai ragione. Anche noi uomini facciamo tanto durante la giornata. E nel frattempo... Solo che le ragazze non lo apprezzano, quindi... Polpetta, cotoletta, vieni con me. Io scendo, però nel mentre Anna e Elsa muore, perché non gli do mai acqua, le ho levato due piante, guarda come due piante. È mia la pianta, posso fare questa cosa? No, no, no! Amore, hai capito che addirittura è diventato un portagiochi? Dai, ci riprenderà un po' la volta. Siamo giù in garage, mia cara cotoletta, perché mio tu sarai caro, cotoletta. Per piacere, è un'offesa. Mio caro, ok. Ora voglio proprio vedere come te la cavi con i buchi, quindi sapete che dobbiamo ordinare tutto il nostro garage. Mi chiamavano il dottor Buco. Dottor Buco, prego, prenda il trapano e faccio un buco allora. Dov'è il trapano? Vedi che è tutto troppo sottovalutato? Questa moneta pillola anche papà deve montare. Mi scusi, ma non ci passo perché... Questa è una cucinetta che arriverà anche per te, Aurora. È quello! Sicura? Non era una domanda, era un'affermazione. Potrebbe essere il lavitatore? No, no. È il trapano, sei sicura? È il trapano. Vedi? Prego. Tanto quindi... difficile scoprire qual è una scatola per voi maschi, trapano, lavitatore. Prego, prego, prego. Venga qua fuori, venga. Certo, arrivo. Venga. Allora... Sono proprio curioso di vedere chi sarà. Amore! Oh, qualcuno ha preso la scopa! Oh, ma la scopa cosa fai? Oh, no! Oh, sono proprio curioso di vedere se sai metterla a punto, dato che siamo sempre sottovalutati noi uomini. Prego! No, ferma. Opa. Allora. Cosa ci vorrà mai? Brava. Punta messa. E ora proviamo a fartela usare. Wow, ce l'hai fatta. Senti come... Dai, fai un buco. No, non vorrei farti, solo perché non vorrei farti danni, penso che non faccio buchi. Abbiamo già chi scopa dopo, Allora, sei pronta però, a spazzare? Però, siccome hai fatto un bel lavoretto, io non so dove fare i buchi, solo per quello, perché non so usare. Cioè, guarda, non è difficile. Allora, dai, allora proviamo. No. Facciamo un piercing. Sì, te lo faccio io. Frontale, in testa. Beh, polpetta, direi che quest'oggi sta a loro votare chi è stato più bravo dei due e secondo loro chi fa di più, chi fa di meno, veritiero ovviamente, non ascoltando quello che diciamo noi. Veritiero. Che sapete che cotoletta fa di più, cioè tutti i buchi che hai fatto giù in garage. Ah, sicuramente, guarda. Per
Prima di concludere questo video, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un super like se vi è piaciuto il video. Qui da Polpetta, Cotoletta, Bau e Aroia è tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao. I want you to be happier, because I'm happy when I'm wiser and I'm older, 'cause you make me feel like